Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Borderlands 3. Benissimo, andiamo pure avanti questo scenario per vedere un po' cosa ne salterà fuori questo killbot. Chi è? Madonna, dove cazzo sono uscite sta gente? Ops, si è fatto male? Te lo dimostro. Sì, perfetto, mi fa tanto piacere. Ci te la do io la mano, eccola qua. Non ne vale la pena. Vabbè. Icalippo. Ok. Opla, si è fatto male? Pensi che una notte di sesso con Killavolt ti lascerà scossa? Immagina cosa le scosse vedono? Che prenderai durante. Cosa vedono le mie orecchie? Cosa sentono i miei occhi? Oh, porca vacca! Volevo dire. Cosa posso fare? Cosa vedono i miei occhi? Ok, ce la faccio, bisogna già parlare con questi. I eredici non meritano che l'epurazione! Accetta. Se riesci a sentirmi, ho bisogno di aiuto. Sono stata catturata da una psicopatica degli FDC, tale Tumorina. È disposta a liberarmi solo in cambio della sua ragazza, Salassa. Crede che sia un soldato Atlas, ma si sbaglia. Aiutami e ti ricompenserò lautamente. Trova il suo nascondiglio nei tunnel della metropolitana. Ok. Tutto chiaro, stranamente. Ok, vediamo. Se li sa scegliere bene, i campioni. Era una vita pericolosa quella del cercatore di artefatti eritiani. Ce n'è anche uno per me. Eravamo una squadra e ci spartivamo equamente i profitti. Io avevo talento nel trovare aggeggi alieni e Aslan era in grado di convincere chiunque a prestarci l'equipaggiamento quando non lo rubava direttamente. Aslan mi ha insegnato una lezione importante. La persona che ti guarda alle spalle è spesso la prima a pugnalarti. È per questo che ho sempre un prosciutto vercuviano legato alla schiena. Sono duri come sassi. Un prosciutto al posto giusto mi ha salvato la vita più volte. Sogno! Ehi, ehi, mica male! Brutta, vai, schifo! Ma... si è scelto bene il proprio campione! Eh già! Dammi una mano, è una strage! Ok. Vediamo di andare a fare questa cresta che è qui vicino, dai, insomma, sì. Vediamo un po' come... Oh, salve, si sale qui? Si sale, però non qui. Qua? Ok. Una scala? Più in alto andiamo e prima facciamo. Ok. Fatemi vedere. Oh, porca vacca! Di qua e di giù. Mi va bene. Quanto giù devo andare? Mi sto perdendo. Ma è possibile che io non riesca mai a trovare un cazzo di luogo? Mi perdo sempre, insomma, sì. Allora, proviamo di qua e vediamo se ce la facciamo. Dovrei riuscire a farcela. Allora, il prosciutto? Ok. Forse ce la facciamo, a riuscire a districarci sto casino. Ti sacrificherò personalmente. Mi fa tanto piacere. Finalmente posso farla valere. Di sotto. Minio! Andiamo un po'. Di sotto. Un bambino di omicidi sulla strada per la. Mi state distraendo, non riesco a capire un cazzo. Finito il riscaldamento? Ok. Pessimo controllo. Di sotto. Pessima corsa. Chi è? Ma che palle. Ma no, mi ha tirato la bomba. Oh, ma c'è qualcosa qua. Certo. Chi è? Sì, sì, sì. Devo capire, ragazzi. Scusate, non si capisce un cazzo. È qui sotto. Vai al nascondiglio. C'è qualcosa che non mi... E questo che cazzo è? Ma, provo a capire. È qui di sotto. Quindi come ci si arriva... sarebbe bello capirlo. Qua forse? No. Non riesco a capirci. Forse qua? Scusate, non l'avevo proprio visto. Ah, ma non c'è niente. Non lo so, ragazzi. Purtroppo non lo so come entrarci. Dice che è di sotto. Vabbè, faccio un giro e vi faccio sapere. A dopo. Ok, sto facendo un giro perché... Concentrati sulla missione, tesoro. Non era quello la zona. È più basso. È proprio più in basso. Quindi devo trovare un metodo di scendere. Massacrateli! Allora, i scatti non capisco. Con olio essenziale. Ok. Una morte meritata. C'è un bel cazzo di casino, Sono pronta a si scende, vedete?
si scende. Quindi può darsi che sia questa la strada. Ok. Andiamo, sì, può darsi di sì. Oh, l'ho trovato, dai. Mamma mia, è un fottuto casino. È un labirinto sto posto. Però dai, forse ce la posso fare. Sappiamo che hai un ostaggio e vogliamo una... Il vincitore del torneo potrà godersi un buon gelato post-coito. Grazie, chiunque tu sia, di aver distrutto quei robo poliziotti. Sei qui per lo scambio? Vieni a trovarmi. Ok. Ok, quindi devo andare a trovarla. E non cercare di fregarmi. Pensaci soltanto e ammazzo l'ostaggio e me stessa e altra gente a caso. Perché sono innamorata e fuori di testa. Mamma mia, che cosa... Cacciatore, sono Naoko, la prigioniera di Tumorina. Ma non sono della Atlas come pensa. Se scopre chi sono veramente, sono fottuta. Grazie di aver provato a salvarmi, ma per il momento ti conviene stare al gioco e fare tutto quello che dice. Fammi uscire da qui e ti spiegherò tutto. Trova il modo di entrare e distruggi quei robo poliziotti! Poi libera il mio amore! Porca vacca. Allora, come si chiama sta quest? Si chiama rapimento e riscatto. Ok, mi va bene. Tutte le unità. Lo vedi? Questa Yano mi vuole fare uscire. Aiutami e ti do un'arma di contrabbando. Mi chiamo Bocca Rozza. Non devi fare altro che sostituire questo mangiamerda ad un CPA con uno capace di chiudere un occhio. Un robo poliziotto corrotto, per esempio. Chiedi aiuto ai miei compagni. Loro sapranno sicuramente come aiutarti. Grazie per aver scelto Fagabod. Ci sono un fottio di creste qua. Porca miseria, non mi faccia allontanare troppo, perché sennò è un casino farle dopo. Ok, beh, qui vicino, dai. Chiudi gli occhi e... Splat! È un vero gioiello, gente! Dimostrate a KV che volete farvi fulminare dal suo sì! Mi manda il vostro capo, dove non chiedo! Traditore! Ammazzali! Perfetto! Debole! Mamma mia! Guardate voi, erano anche forti! Cazzi loro! Prendi una bomboletta e torna qui! Erano anche forti, eh? Posto. Che livello è? Un edificio da vandalizzare. Arrivo. Ho i polmoni pieni di metano e vecchi escrementi. Sembra una mostra d'arte moderna qua dentro e non nel senso buono. Ok, ok, sto arrivando. Rilassati. Vediamo un po'. Disegni i graffiti. No, mi tocca disegnarli. Minacciare una IA governativa è un reato di seconda classe. Se non mi fai uscire, ci morirò qua dentro. Oh. Vaffanculo. Cittadino, sei agitato? Avvio protocollo di sedazione d'emergenza. Ok, ok, rilassati. Dove cazzo devo andare? A far sti cazzo di cosi sopra. Ok, trovati. Accidenti. Di qua. Ok. Perfetto. Hai commesso un reato di quarta classe. Paga il giusto prezzo per il mio silenzio. O dovrò... È fin troppo facile corromperli quei porci. Quasi li rispetto. Quasi. Aprilo come una scatoletta e recupera il chip. L'ha fatto da solo, qui abita. Installa la nuova IA in questo conserva stronzi. Ma dove diavolo sono? Ma porca puttana! Proprio così, sei chiuso qui con me. E adesso fammi uscire. Ah, cosa sentono i miei sensori? Un'arma illegale! Se vuoi uscire, cittadino, tira fuori i soldi! Non ti do niente, stronzo! Anzi, quella è l'unica cosa che posso darti. Codice 2589, mandate i forzi! Uomo chiuso in un cesso, bersaglio ideale per un'estorsione! Ma se proprio insisti! Speriamo per bene questo criminale! Oh no,
abbiamo compagnia. Falli fuori e torna. Sì, sì, non ti preoccupare. Mentre menavi le mani mi è venuta un'idea. I robot nei turbini sono alla base della robocatena alimentare di Prometea. Farli fessi sarà uno scherzo. Sporca un po' in giro e arriveranno di corsa. Ok. Una fontana fecale! Gioia, gaudio e tripudio! Ci siamo! Tenero, ammazzalo! Che schifo, la morte! Prendi il chip. Bene, ora installalo. Ragazzi, che disastro! È troppo per me! Non riuscirò mai a pulire tutto da solo! Oi, Coso, fammi uscire e potrai chiamare tutti i tuoi amici a pulire questo cacatoio. Fammi uscire! Ogni unità Fecapod è dotata di un sistema di guida automatica. Spero di avere metano a sufficienza per raggiungere l'impianto centrale. Che succede? No, 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 no! Fatto un piacere. Chissà dove sono andati. Devo andare anche a cercarli. Vi rendete conto? Che bella missione! Ma proprio bella bella! Ok. Spero mi di quello che mi ha detto, perché sennò è un cazzo di casino. Chi è? Scusate? Non ho capito bene cosa volesse. Vabbè, pazienza. Intanto io vado, di qua. Signor Cacabot. Eccoci qua. E qua di sotto, presumo, Ok. Ecco. Dove cazzo è andato a finire? Ah. È proprio una zona nuova? E io come cazzo me la svigno? Me la sgavigno? Cioè, tu mi dici che devo andare qua. E mi va bene, per carità. Però non ho capito dove cazzo devo andare. A Liberty City. Potrebbe essere un posto che non sono ancora andato, perché non me la fa vedere. Quindi io selezionerei un'altra quest. Tanti saluti. Adesso lo farò rapidamente. Riscatto. E questa qui. Ok, proviamo a fare questo, così almeno siamo tranquilli. Che questa qui so che c'è. Dopo l'altra vedremo. Può darsi che sia una zona che non abbiamo ancora avuto accesso, quindi non mi fa capire come andare. Vabbè, non importa. Adesso andiamo. Tanto la facciamo, non vi preoccupate. Adesso andiamo di qua. Perfetto, grazie. Ehi, che brutta fine! Non riesco a toglierti gli occhi di dosso. Sei poesia in movimento. Sì. Se la poesia potesse uccidere. Ah, beh, sembra giusto, no? Ok, dai, siamo vicini. Questa la facciamo in fretta. Poi facciamo quella principale. Poi faremo quella là che ci ha chiesto. Ecco qua, siamo arrivati. Vedete che ci sono. Motivo della visita? Che cazzo vuoi? Beh. Potrebbero verificarsi degli omicidi da queste parti tra pochissimo. Ok. Andiamo. Opla, si è fatto male? Hai massacrato i robot poliziotti? Se succede qualcosa a Sarassa, ammazzo tutta la tua famiglia. Questo tizio che conosco e pure la sua talpa da compagnia. In nome dell'amore! Sì, è un po' fumata. Potevi impegnarti di più. Tommy, tesoro! Hai mandato qualcuno a salvarmi? Sono qui! Ok, andiamo subito. Andiamo un po'. Eccola qua. Signorina, salve. Un cacciatore della cripta? Se la sa amore ai cacciatori! Offrirò la tua milza, Tyrin! Oh, porca troia. E adesso? Vabbè. L'hai trovata, luce della mia vita, tumore del mio amore, mia adorata Salassa. Sì, non vede l'ora di gettarti le braccia al collo. Cioè. Bene. Accompagnala al mio rifugio e faremo lo scambio. Oh, porca troia. Se Tumorina scopre che hai ammazzato Salassa, sono fottuta. Ho un'idea. Prendi la sua maschera. Ma porca troia, ma 50 ore di dialogo per capire che devo ritornare lì. Vabbè. È andata così. Chiamo di prenderla.
Ok. Perfetto. Tumorina non ci vede un cazzo. Colpa di quel tumore, immagino. Torna al suo rifugio. Forse so come fregarla. Meno male. Non sentirti in colpa per Salassa. L'unico amore che queste due provano è per le stragi di civili. E poi a nessuno piace assistere a smancerie del genere. Certe cose si dicono in privato. Allora, il problema è che non mi ricordo più un cazzo di dove andare. Oh, porca vacca, che cazzo di fottuto labirinto che è sta zona. Ok. Freddezza, precisione e un non so che di acido per batterie. Ok, è forse di qua. È il mio tipo, Moxie. Perfetto, è di qua. Oh, meno male, dai. Ci siamo ci sono raccapezzolato. Tesoro! Sei tu? Sento il tuo odore! Cara, entra pure! Ottimo, ora metti la maschera a uno dei cadaveri vicino alla porta. Dovrebbe bastare a convincerli a farti entrare. Mi serve okay. Un riparo! Lo do io il riparo, lo do io, dove sei? Eccolo, posto. Adesso facciamo come dice lei e siamo a posto. Sorpresa! Voglio chiederti di stare con me per sempre. Guarda, ho invitato anche tua mamma. Sorpresa! Congratulazioni! Viva l'amore! Puoi fare di meglio, forza! Ha funzionato, circa. Sei dentro almeno. Ci sentiamo dopo il massacro. Vabbè, mi sembra una cagata sporca vacca. Devo andare di qua? Ok. Che contrafforti! Perfetto. Più ricerca per sogno un'era più civilizzata. Mamma mia. Il bacio dell'acciaio! E chi odia i baci? Possano gli dei gemelli rimpolpare le nostre fila! E si chiama lo sportello delle cassette! Viva l'amore! Oh, gente! Avete visto che roba? Perché l'hai fatta? Ops, non devo ucciderla. La sciroccata di Tumorina è morta, fammi uscire da qui! Arriva, scusate che c'è stato un ammassello di carni. Ma che cazzo, dove devo andare? Ah, di qua, ok. Per carità, è buono, però siamo 13. Ormai siamo lì là. Oh, salve. Ora che mi hai liberata, posso rivelarti che il mio nome completo è Naoko Katagawa. Ah. Già, quel cazzone di mio fratello ha fatto uccidere tutti gli altri da Tairin Calypso. Sono l'unica rimasta. Per la cronaca, non sono come mio fratello. Quello psicopatico di merda mi vuole morta. Quando ho capito le intenzioni di mio fratello, ho fatto di tutto per sparire. Ho trovato un soldato Atlas morto e mi sono messa la sua uniforme. Poi gli FDC mi hanno catturata. Adesso devo sparire per un po'. C'è un sacco di gente che mi ammazzerebbe solo a sentire il mio cognome. Se vedi mio fratello, piazzagli una pallottola in quella testa di cazzo da parte mia. Ah già, Tumorina mi aveva anche rubato un cimelio di famiglia. Io non me ne faccio niente, quindi prendilo pure, cacciatore. Senza offesa, ma spero di non rivederti mai più, davvero. Oh, fucile leggendario, cioè epico, però dai, niente male. È bella questa missione, peccato non averla fatta prima. Però non gli importa, questo cos'è? Il cuore della chita. Bene, io a questo punto me ne vado. Mi chiedevo da che parte ci si esca da qui. Di là. E mi riesco a perdere anche casa mia, figuriamoci un po'. Vediamo un po' da qua se riusciamo a trovare la via d'uscita. E qui siamo a posto. Perfetto. Se andiamo su, andiamo a fare la quest principale, che era un eccesso di prigione. Questo qui c'è un... Ah, questo è quell'altro. No, Marte chi botte bottino. Non mi ricordo più dove cazzo è. Qual era quella che stavamo facendo? Era questo, perché c'è già uno di tre, quindi io direi che possiamo continuare con questo. E siamo a posto. Sono ritornato indietro. Che palle. Dove cacchiarola devo andare, porca vacca? Vabbè dai, ci vediamo nel prossimo video. Così vado direttamente e troverò la strada e proseguiamo per la quest principale, come al solito. Vi invito a lasciare un like, commento se vi piace la serie, appunto fammi sapere cosa ne pensate. E per il momento vi do saluto da Siva. Ciao ciao!